Buongiorno a tutti e bentornati all'appuntamento quotidiano con Mattina CISL. 1 milione di posti di lavoro persi nel 2012, con un aumento dei casi di licenziamento rispetto al 2011 pari al 13,9%. Sono questi i dati più che allarmanti, resi noti ieri proprio dal Ministero del Lavoro. E a questa grave crisi occupazionale nella quale versa il nostro paese è dedicata gran parte della nostra rassegna stampa oggi. E non è un caso che l'intervista rilasciata dal segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, al quotidiano Il Tempo, verta principalmente proprio su questo tema particolarmente caldo. Leggiamo insieme alcuni passaggi di questa intervista rilasciata dal numero 1 di Via Po al Tempo. Bonanni, una santa alleanza fra partiti sul tema del lavoro. Il bilancio della crisi, 1 milione di posti persi. Bonanni, governo subito. Nel 2012 è stato cancellato in Italia 1 milione di posti di lavoro. Il leader della CISL, Raffaele Bonanni, intervistato da Il Tempo, non si stupisce, è la conseguenza di 5 anni di crisi interrotta. I precari, sgravi fiscali per stabilizzare i contratti atipici. La priorità? Ci sono 800.000 persone che attendono i fondi per la cassa integrazione in deroga. La giornalista chiede a Bonanni: 1 milione di licenziamenti sono davvero tanti. Di chi le responsabilità? Il leader della CISL risponde: ci sono fattori endogeni come l'aumento esorbitante delle tasse che ha bruciato i consumi, bloccando la produzione delle merci. Altra causa riguarda l'arretratezza dei fattori di sviluppo come le infrastrutture, la giustizia, il funzionamento della pubblica amministrazione, che rende poco probabile la remunerazione dei capitali investiti e quindi allontana gli investitori esteri. E situazione politica di stallo non aiuta. Quale soluzione, chiede sempre la giornalista a Bonanni, per superare l'impasse? Il governo va fatto subito in modo tale che ci sia una sacra alleanza contro una economia alla deriva. Bisogna affrontare questi temi, altro che balletti e giochetti di partito. Il paese sta andando alla deriva e la politica non riesce ad uscire dai riti della Seconda Repubblica. La giornalista chiede sempre a Bonanni quali sono le priorità che dovrebbe affrontare il nuovo governo. Nell'immediato, risponde il leader della CISL, si devono fare 2 cose. Punto primo, ci sono 800.000 persone che attendono il rinnovo della cassa integrazione in deroga. Se i finanziamenti dovessero cessare, coloro che sono in cassa integrazione andrebbero ad ingrossare le fila dei disoccupati. Punto secondo, gran parte dei licenziamenti interessa i rapporti non standard ed atipici. La soluzione per questo settore è di agire sulla leva fiscale, sostiene Bonanni. Attraverso grandi facilitazioni fiscali, questi contratti potrebbero essere consolidati. D'altronde l'erario ne gioverebbe, i licenziamenti non pagano le tasse. La leva fiscale va usata quindi potentemente per bloccare l'emorragia di occupati, migliorare la qualità dei posti di lavoro e dare un segnale positivo. Questo è ciò che dovrebbe fare il nuovo governo. I partiti, rincara la dose Bonanni, dovrebbero dimostrare discontinuità rispetto ai vecchi riti della politica e muoversi in concerto verso questa soluzione. Questo significa che un'eventuale intesa fra Partito Democratico e PDL dovrebbe poggiare su questa priorità, il problema occupazionale per l'appunto. E della grave crisi occupazionale in cui versa il nostro paese parlano anche altri quotidiani nazionali. Ad esempio, il Corriere della Sera scrive: l'occupazione, le aziende, più grave l'emergenza lavoro, 1 milione di licenziamenti in un anno. I numeri del governo, il peggioramento a fine 2012, via in 330.000, in 12 mesi più 14%. I licenziamenti sono in aumento del 13,9% rispetto al 2011. Negli ultimi 3 mesi del 2012 l'incremento è del 15,1%. Ci sono vari commenti in questo articolo, appunto su questi dati più che allarmanti che riguardano la nostra occupazione, e leggiamo che cosa è riportato di quanto appunto detto proprio ieri dal segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni.
Secondo me, dice Bonanni, la legge Fornero non ha né migliorato né peggiorato il mercato del lavoro. Adesso però bisogna promuovere azioni concrete, rimpinguare i soldi per la cassa integrazione in deroga, che riguarda circa 800.000 persone che rischiano di ingrassare la quota dei licenziati, ed incentivare le assunzioni attraverso una leva fiscale che offra condizioni vantaggiose agli imprenditori per spingerli ad assumere. E di questa notizia parlano anche gli altri quotidiani nazionali, ad esempio Repubblica scrive, leggiamolo insieme, il lavoro, 1 milione di licenziati in un anno, flop delle assunzioni fra i giovani. Nel 2012 crollo del 14%, emorragia nell'ultimo trimestre, consuntivo del ministero guidato dalla Fornero, sempre meno occupati. Leggiamo insieme alcuni passaggi di questo articolo. Per i licenziamenti c'è par condicio tra uomini e donne in percentuale, l'aumento è per entrambi di circa il 15%. Nella top 10 delle professioni per le quali sono stati attivati più contratti nel quarto trimestre 2012 primeggiano i braccianti agricoli, 149.016 contratti, i camerieri 82.887 ed i registi, direttori artistici, attori e sceneggiatori con un 47,065%. Per gli uomini, mentre per le donne nei primi due posti ci sono contratti per la scuola, 106.656 contratti per le preprimarie, 93.996 per la primaria, e al terzo camerieri e professioni assimilate per un totale di 92.927 contratti. Tuttavia i contratti attivati sono per la stragrande maggioranza a termine, meno di un quinto nel trimestre sono a tempo indeterminato, e quello che è certo e che appunto confermano questi dati resi ieri dal Ministero del Lavoro è che la grave crisi occupazionale riguarda l'intera nostra penisola, senza eccezione alcuna, da nord a sud. Ed in collegamento telefonico da La Spezia abbiamo il segretario generale Pierluigi Pieracchini. Segretario, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dati più che allarmanti quelli resi noti ieri dal Ministero del Lavoro. Ecco, qual è la situazione del territorio che lei con la sua segreteria vi apprestate, insomma, a salvaguardare e tutelare? Quali sono i punti di forza ed i punti, diciamo, più nevralgici? Da noi la situazione è come quella italiana sostanzialmente. Abbiamo l'edilizia completamente ferma, abbiamo avuto una crisi drammatica nel settore della nautica, era stata appena rilanciata a livello internazionale, noi abbiamo aziende leader nel mondo che purtroppo sono state travolte dalla crisi finanziaria e con difficoltà stanno cercando di riprendere. Abbiamo tutto il settore del navalmeccanico che vive a vista, con commesse che durano pochissimi mesi, con tantissime aziende piccole che utilizzano cassa integrazione o purtroppo ancora peggio, adesso non c'è più la mobilità, cioè licenziamenti. Abbiamo tutta una serie di altre realtà che non danno prospettive, cioè noi abbiamo avuto dopo l'alluvione del 2011 un crollo nel turismo, e in più abbiamo la crisi delle aziende pubbliche, cioè ad esempio noi abbiamo l'azienda Acama che fornisce l'acqua, gas e toglie rifiuti da parte, che ha un debito di 8,5 miliardi di euro e sulla crisi del fallimento, sull'orlo del fallimento. E la sanità che sostanzialmente è retrocessa a livello del terzo mondo, cioè la situazione è veramente complessa. Se pensate che noi stiamo cercando di tenere qua tutti i costi, call center che hanno aperto in 10 anni, noi abbiamo oltre 1.500 persone occupate in questo settore e la concorrenza internazionale rischia di farcela andare via, addirittura il sociale dove sono state aperte diverse case di riposo sono attualmente in difficoltà, insomma abbiamo molto da fare e soprattutto da chiedere alla politica di fare il proprio lavoro, perché qua siamo abbandonati veramente a noi stessi. Si deve fare, secondo lei, per richiamare investimenti dall'estero in Italia e nello specifico nel vostro territorio? Noi serve quello che diceva Bonanni sostanzialmente, una certezza che gli investimenti vadano a buon fine in termini di velocità
in termini di garanzia, cioè la giustizia deve essere assolutamente velocizzata, la burocrazia deve essere eliminata, dobbiamo essere, diventare un paese normale, se no in Italia non verrà più nessuno, ma non solo non verrà più nessuno, come succede vanno via quelli che ci sono. Cosa puntate maggiormente voi dello Spezzino per rilanciare le sorti del nostro paese? Noi abbiamo una tradizione fortissima nell'armiero, nella valmeccanica, abbiamo delle punte di eccellenza, Ottomelara, NBDA, Fincantieri, quindi abbiamo creato un polo universitario con una facoltà di ingegneria e un distretto delle tecnologie marine che fanno sinergia, ricerca e innovazione, legate a questa industria, a tutto l'indotto. Se saremo bravi a vendere al mercato internazionale, perché le commesse pubbliche italiane per la mancanza di risorse stanno scemando sempre più, potremmo avere ancora delle grandi opportunità. È certo che le nostre aziende devono essere aiutate, accompagnate dall'internazionale in modo univoco, ad esempio ci sono le banche che fanno la scelta etica e quindi non finanziano chi produce certi tipi di sistemi, ci sono tante contraddizioni che ci sono nel nostro paese, tutti gli altri competitor hanno un sistema paese che li agevola e li aiuta a fare questo. Nell'ultimo anno, negli ultimi mesi soprattutto, si è visto tanto rigore, poca crescita, poco sviluppo e soprattutto poca equità. Ecco, che cosa vi aspettate che il nuovo governo faccia per risollevare le sorti del nostro paese? Noi speriamo che innanzitutto ci sia un governo velocemente, che si ricordi che parliamo di persone, di famiglie. Quando sentiamo i numeri dei licenziamenti, noi vogliamo che si pensi che siano persone che vengono licenziate, vite che vengono distrutte. E come sono pagati performatamente quelli che fanno politica, non ce lo dimentichiamo, tutto questo tempo perso, ogni parlamentare prende lo stesso 15.000 euro al mese, ogni consigliere regionale, eccetera, eccetera, che si ricordino che quei soldi sono tolti dagli ultimi, dai più deboli, da chi ha bisogno veramente in questo momento. Addirittura togliere la cassa in deroga, la mobilità in deroga, togliere soldi agli ultimi è veramente una cosa disumana. Noi dobbiamo ripartire dall'esigenza dei cittadini, delle persone, del lavoratore. Bene, io ringrazio il segretario generale della CISL di La Spezia, Pierluigi Peracchini. Facciamo l'in bocca al lupo e l'augurio a lui e alla sua segreteria per il mandato che si porta ad amministrare. Torniamo in studio e passiamo a parlare di un'altra importante notizia presente sulla nostra rassegna stampa oggi. Proprio oggi si incominceranno a pagare le imprese in base al decreto sblocca debiti approvato sabato dal Consiglio dei Ministri. E questa importante notizia è commentata sempre dal segretario generale della CISL Raffaele Bonanni sul Sole 24 Ore Edilizia e Territorio. La spesa Bonanni CISL, costi standard e bandi Consip contro gli abusi. Saldare i debiti e poi imporre l'acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip. Anche Raffaele Bonanni, leader della CISL, interviene sul tema pagamenti, corruzione e razionalizzazione della spesa. Gli acquisti, ha sottolineato Bonanni, in Italia si fanno solo per il 10% rispetto ai costi standard stabiliti dalla Consip. Sicuramente, ha aggiunto il leader sindacale, lo Stato deve trovare i soldi per pagare i suoi debiti, ma per il domani si deve imporre il criterio Consip a tutti gli acquisti, che devono essere fatti secondo prezzi morigerati, convenzionati e standardizzati. Vorrei ricordare, puntualizza Bonanni, che c'è un flusso di denaro che va verso la corruzione ed è singolare che in questi giorni non si parli affatto di questo. Bene, mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento telefonico adesso il segretario generale della CISL di Foggia, Emilio Di Conza. Segretario, buongiorno. Buongiorno.
Allora, con il segretario che l'ha preceduta, Perracchini di La Spezia, abbiamo parlato di questa grave crisi occupazionale in cui versa il nostro paese. 1 milione di posti di lavoro persi nel 2012. E come ricordava anche Perracchini, questa grave crisi occupazionale si abbatte ugualmente da nord a sud in Italia. Ecco, qual è la situazione nel territorio che lei e la sua segreteria vi accingete a gestire e a tutelare? Beh, qui la situazione è abbastanza difficile, intanto perché c'è una disoccupazione altissima. Abbiamo tantissimi lavoratori che sono in cassa integrazione, molti di questi stanno utilizzando la deroga e purtroppo anche la scarsità di risorse mette a rischio anche questa possibilità di avere un minimo di sussistenza salariale, per cui da questo punto di vista siamo fortemente preoccupati, c'è questa iniziativa giorno 16 per cui parteciperemo come territorio e purtroppo la situazione è drammatica anche per quanto riguarda soprattutto i giovani, qui abbiamo una disoccupazione giovanile che sfiora il 50% e soprattutto dai dati che abbiamo relativi al 2012 abbiamo una povertà che purtroppo sta notevolmente aumentando e la Caritas nell'ultima statistica ci dice che negli ultimi 3 anni diciamo che coloro i quali hanno fatto richiesta di aiuti sono aumentati del 180%, quindi qualcosa che sicuramente ci deve far riflettere, ma soprattutto ci deve far reagire. Si parla proprio tanto in questi giorni, da ultimo venerdì scorso, di emigrazione dei giovani italiani all'estero, soprattutto alla volta della Germania. Ecco, che cosa si deve fare secondo lei per tenere in Italia i nostri importanti cervelli? Beh, ci vuole sicuramente qualcosa che, come dire, intervenga a livello legislativo per quanto riguarda le nuove assunzioni, soprattutto di giovani e non solo, ma ci vuole soprattutto una forte politica di impresa che può interessare un po' i vari settori del territorio a partire, come dire, da quelli più deboli come il Mezzogiorno, come quello che io purtroppo rappresento della BAT e della provincia di Foggia, perché effettivamente i giovani sono il futuro, però bisogna dare risposte e come dire, se non si interviene a livello legislativo, ma soprattutto se non si interviene attraverso misure forti di sostegno, certo, diventa poi difficile dare un futuro a questi giovani. Come ci ricorda Don Ciotti, il futuro lo costruiamo oggi, se lo costruiamo oggi sicuramente mettiamo a rischio il futuro del paese. Il problema è che l'Italia è l'ultimo paese dell'Unione Europea nel quale si investe in formazione, in ricerca e soprattutto in cultura. Anche questa notizia che appunto ci viene dall'Unione Europea non è positiva per quanto riguarda le sorti del nostro paese. Questo senz'altro, questo non c'è dubbio, ecco perché bisogna mettere a disposizione risorse a favore dei giovani, perché altrimenti, ripeto, diventa difficile poter dare risposte. Le risposte possono intervenire solo mettendo a disposizione risorse a favore appunto della ricerca, a favore delle nuove assunzioni, a favore dell'innovazione, che i giovani sicuramente trovano poco spazio nel mondo del lavoro, poi trovano difficoltà a creare nuova imprenditoria e questo, voglio dire, va a depauperare ulteriormente quello che è un tessuto economico, produttivo e occupazionale del nostro paese. Per cui bisogna fare un'azione, come dire, sotto certi aspetti, che vada al di là di quello che è
è quello che siamo riusciti a fare negli ultimi tempi, quindi con politiche e interventi straordinari a favore proprio dei giovani, insomma. Anche perché trovare soluzioni ai giovani significa in un certo senso poi sgravare anche un po' la situazione e la condizione delle famiglie, perché sicuramente aiuterebbe anche la condizione familiare. Ed oggi almeno una notizia positiva sulla nostra rassegna stampa c'è: lo Stato infatti incomincerà a pagare le imprese in base all'approvazione del decreto sblocca debiti da parte del Consiglio dei Ministri sabato scorso. Il segretario generale della CISL, ad una domanda postagli dal giornalista del quotidiano nazionale Il Tempo, il decreto sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese è secondo lei un aiuto per il mercato del lavoro? Così risponde: è da anni che i vari governi accumulano debiti, qualsiasi cosa si fa di più rispetto al passato è positivo. Noto piuttosto un fatto: chi ha avuto molto da ridire e da criticare rispetto a questo provvedimento tace su un punto che a mio avviso è basilare. Quali, chiede la giornalista, tutte le amministrazioni che dovranno pagare i debiti contratti con le aziende rischiano di avere gli stessi comportamenti del passato per quanto riguarda l'acquisto di merci e servizi. Questo perché non fanno ricorso alla Consip, ovvero non usano lo strumento pubblico che, comprando grandi dimensioni di merci e servizi, può standardizzare i costi verso il basso. Ecco, segretario, le chiedo: anche lei è d'accordo sulla possibilità che il decreto sblocca debiti possa anche fornire uno sblocco per quanto riguarda l'occupazione in Italia? Sicuramente sì, perché ci sono tantissime imprese che purtroppo sono in difficoltà, chiudono proprio perché c'è questo blocco che in questi anni ha condizionato fortemente la possibilità delle imprese di poter andare avanti. Per cui quando si bloccano le imprese, ovviamente poi la ricaduta negativa è sul mondo produttivo e quindi sicuramente anche l'occupazione ne risente in maniera forte. Per cui sicuramente, ecco, questa è una boccata d'ossigeno, non è tutto, però sicuramente è qualcosa di estremamente importante, e, come dire, è un segnale positivo, perché come dire, se si aiuta queste aziende, se si aiuta questi imprenditori, che in molti casi si parla di piccolissimi imprenditori, sicuramente questo aiuta tantissimo sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto occupazionale, ma anche per la possibilità di un rilancio dei consumi. Bene, io ringrazio anche il segretario generale della CISL di Foggia, Emilio Di Conza. Vi ricordo che l'appuntamento con Mattina CISL e l'intervista del giorno torna domani a partire dalle ore 10. Vi invito a non perdere le notizie del TG CISL questo pomeriggio alle 17. Grazie a tutti per averci seguito, buon lavoro e buona continuazione di giornata.